E rieccoci in studio, siamo in diretta Focus TG, andiamo a Padova dove i residenti della zona adiacente ai giardini e arena costituiscono un comitato per contrastare spaccio e degrado. I giardini arena devono essere protetti e tutelati, riconsegnati ai padovani e non lasciati in balia del traffico di droga e di bici rubate. L'SOS è lanciato dal neonato Comitato Salviamo i Giardini Arena, nato da un gruppo di residenti che si batte per la riqualifica dell'area verde che circonda la Cappella degli Scrovegni. Il primo atto di questo comitato è la raccolta firme per evitare che l'area cani, posizionata vicino al parco giochi dei bambini e alle mura cinquecentesche, venga eliminata. Noi passiamo tutti i giorni esattamente come mi vede, quindi con le nostre borse, con le nostre cose, con i nostri cani, senza nessuna paura. Certo è che 130 persone quasi ogni giorno sedute sulle mura del 500 che ci buttano giù droga, e non le faccio altri discorsi che sono poco piacevoli. Sì, non è una grande situazione, ecco, per la zona di Padova. Il passaggio dei padroni dei cani è un fattore deterrente che spesso allontana gli spacciatori e disturba i loro traffici illeciti che svolgono quasi sempre alla luce del sole, nonostante i numerosi controlli delle forze dell'ordine. Cerchiamo di fare il possibile per tenerla viva, per cercare che queste persone, non dico che vadano da altre parti, ma perlomeno che abbiano un minimo di rispetto, ecco, cerchiamo comunque di fargli capire che noi siamo là. Il comitato Salviamo i Giardini Arena si è rivolto ai consiglieri comunali di opposizione di libero arbitrio che ora chiedono lumi alla giunta. Si può evitare, come ci giunge voce, che l'area cani venga chiusa e al suo posto venga fatta la manifestazione relativa al cinema estivo. Il cinema estivo da oltre 40 anni è sempre nel medesimo posto e lì dovrà ritornare. Non capiamo quali siano le intenzioni dell'amministrazione comunale. Restiamo a Padova perché l'alta qualità fa rima con solidarietà dopo che lo chef Valentinetti ha preparato i pasti per le cucine popolari. Questi sono i vassoi che stanno per distribuire i pasti e le cucine popolari, mentre questi sono i piselli che prepareranno i risi e bisi con un altro sapore per una volta, proprio a celebrare gli 800 anni del salone. Le cucine popolari padovane servono fino a 600 pasti al giorno a chiunque ne abbia bisogno, in gran parte in modo gratuito, il resto in convenzione con enti assistenziali. Uno chef alle cucine popolari non è scontato. Andrea Valentinetti, uno dei nomi emergenti della giovane ristorazione veneta, si è impegnato per testimoniare il suo mestiere con una clientela ben diversa da quella del suo ristorante Radici. E l'impegno non è da meno, anzi, entrano in gioco i volontari che aiutano Sorlia, le mille esigenze dietro a tante storie degli ospiti, e c'è molto da imparare. Impari sì, perché impari sicuramente a vedere intanto le persone che magari non hanno certe disponibilità come possono avere altre persone, e questo già ti fa capire che la cucina intanto deve essere a portata di tutti, non deve essere limitata ma deve essere per tutti. Sicuramente oggi far conoscere quello che è il nostro territorio, quella che è la nostra ricetta che abbiamo portato oggi, che è un risi e bisi, è importante, e vogliamo dare un prodotto sicuramente di qualità, ma anche in un ambiente che tra virgolette è più easy, più semplice. Quindi oggi ci siamo messi alla prova anche con dei tempi diversi tra virgolette di servizio dai nostri, quindi vediamo come andrà. L'iniziativa benefica rientra nelle celebrazioni per gli 800 anni del sottosalone, ora prezioso gioiello dell'enogastronomia veneta, ma per 8 secoli il luogo che ha sfamato i padovani, ricchi ma soprattutto poveri. Erano i tagli poveri quelli che andavano di più sotto il salone, proprio perché era un luogo molto popolare. Oggi ovviamente i modelli di consumo si trasformano, cambiano, ci sono le grandi reti distributive, e quindi siamo in uno scenario completamente inedito, ma in ogni caso non dobbiamo dimenticare che il mondo del consumo, dello sviluppo economico, deve tenere tutti uniti, tutti abbracciati. È il messaggio che anche con questo gesto simbolico noi oggi vogliamo lanciare. I risi e bisi sono quasi pronti. Un giorno da chef alle cucine popolari, in fondo, vale da solo una stella. E a Castelfranco Veneto, ora, dove è stata inaugurata la prima statua a livello nazionale, a livello italiano, dedicata ai pompieri. Un
vigile del fuoco che salva una bimba. Eccola, la prima statua in Italia dedicata ai pompieri, opera dell'artista Carlo Balliana su bozzetto dell'ex comandante della polizia locale, Laura Lorenzetto. L'inaugurazione a Castelfranco, nel corso di una cerimonia che ha visto al fianco delle autorità anche molti cittadini che hanno voluto rendere omaggio a questi eroi di ogni giorno, proprio nella giornata che celebra l'ottantesimo anniversario di costituzione del Corpo Nazionale. Vigili del fuoco che quotidianamente mettono a repentaglio anche la propria stessa vita per salvare la nostra, in prima linea ogni volta che ce n'è bisogno, ma abituati a lavorare senza risparmiarsi in silenzio in tutte le situazioni di emergenza, proprio come degli angeli custodi dei cittadini. Non vogliamo essere autoreferenziali, vogliamo invece esaltare i valori di cui sono portatori i vigili del fuoco, cioè il soccorso, la solidarietà e l'aiuto agli altri. E gli angeli custodi della vita è proprio il titolo della statua che rende loro omaggio nella piazza dedicata ai vigili del fuoco, a due passi da Piazza Giorgione. Ad intonare l'inno nazionale il tenore Francesco Grollo, che in serata ha partecipato anche al concerto con la banda nazionale del Corpo dei Vigili del Fuoco al Teatro Accademico. Nell'occasione è stata anche intitolata la nuova bretella della stazione all'alpino pompiere Bortolo Pulier, che nel gennaio del 1918 di fatto salvò Castelfranco dalla terribile esplosione di un deposito di armi francese in seguito ad un bombardamento proprio nei pressi dello scalo ferroviario. Grazie Castelfranco, grazie a tutti voi. E questo era anche il nostro ultimo servizio, grazie per averci seguito, una buona serata a tutti voi, arrivederci.